commosso Stefano Caldoro. Il governatore della Campania, dopo una dovuta riflessione sull'evento della Coppa America a Napoli, ha sottolineato la sua intenzione di rilanciare subito un piano straordinario per il Molo San Vincenzo, possibile location per le regate del 2013 e soprattutto la decisa intenzione di cambiare le regole contrattuali con gli americani. La decisione è un'arma rara ed efficace. Bocciato Paolo Graziano, il presidente degli industriali napoletani, spiegato dal suo comunicatore di fiducia che con modi sgarbati segnala la nostra presenza, continua a negarsi alle nostre telecamere perché è rimasto offeso, a suo dire, dalla linea editoriale della televisione in merito all'America's Cup. Egregio Graziano, l'unica cosa che lei può imputare alla Giulie è di dire la verità. L'informazione non è merce di scambio, è un servizio pubblico.